ci saranno 10.700 assunzioni come base di partenza, non ci saranno i superi. Tutto. Anomalie nelle assunzioni in Ilva. La denuncia arriva dalle sigle sindacali dei metalmeccanici a poche ore dalla comunicazione della messa in cassa integrazione di 2.600 lavoratori. Di Maio ha fatto un accordo che è simile a quello di Calenda, al punto tale che Calenda gli ha fatto i complimenti. Fare i complimenti a Di Maio. Perché Di Maio... Nel senso che gli ha telefonato, gli ha no, scritto? No, gli ho scritto, ho fatto una dichiarazione pubblica. Non vengono cancellati i siti nocivi, permane l'immunità penale per gli inquinatori, essenzialmente continua a essere 3.000, la privatizzazione resta privatizzazione. Noi chiediamo che ci sia un'alternativa per i 10.000 lavoratori dell'Ilva che oggi lavorano lì. Vi ho parlato sempre di riconversione e di bonifiche, per dare 13.000 posti di lavoro, questo è il nostro piano, per dare 13.000 posti di lavoro, questo è il nostro piano. L'Ilva andava chiusa, riconvertita e bisognava mantenere la massima occupazione, la piena occupazione. Ed è per questo che il Partito Comunista solidarizza con questa giornata di lotta.